Io parto subito da questo premio, la Leonessa d'Argento. Che emozione è stata per te? È inaspettata sicuramente, e poi quando ho visto il video e tutte le bimbe che insomma incitavano il mio nome è stato un po' emozionante, mi è mancato un po' il fiato sinceramente. E sì, insomma sono i primi premi che uno vince, quindi danno per forza questa emozione qui. Ecco, a chi ti senti di dedicarlo questo premio? Io ho sempre pensato che se avessi vinto qualche premio l'avrei sempre dedicato a mio nonno, mia nonna e sicuramente a mia mamma che mi ha sempre seguito in tutti questi anni, e se non fosse stato per lei non avrei giocato dove ho giocato, quindi non avrei potuto sicuramente allenarmi lontano quando giocavo a Siena, non avrei potuto fare gli allenamenti perché lei veniva sempre a riprendere, quindi sicuramente a lei che è stata un aiuto grosso. Ecco, quanto è difficile per una ragazza, questo immagino te l'avranno chiesto in tanti, quanto è difficile per una ragazza imporsi anche con la famiglia per fare quello che insomma alla fine più ti piace, quindi giocare a calcio? Certo, da quando ho giocato 7 anni nei maschi e poi quando sono dovuta spostare nel femminile ho visto tante volte le mie compagne che hanno dovuto rinunciare alla loro passione perché i genitori erano troppo pieni di pregiudizi e quindi hanno voluto troncare subito il sogno della figlia senza pensare a quello che fosse alla loro passione, ecco. Certo. Mentre io ho avuto la fortuna invece che i miei genitori sono lontani da questi pregiudizi e quindi mi hanno seguito e quindi mi hanno fatto continuare in quello che più mi piace, e penso che questa sia la cosa più importante sì, per ogni ragazzo. Cosa si può fare tutti per far sì che il calcio femminile possa avere sempre più seguito? Per esempio l'Empoli sta facendo qualcosa di importante, no? Come società. Sì, sicuramente è importante che una squadra femminile sia affiancata da una squadra maschile che può dare visibilità e sostegno, perché appunto sempre per colpa dei pregiudizi le persone non seguono molto il calcio femminile e ovviamente sì, il calcio femminile è diverso da quello maschile sicuramente, però come tutti gli sport femminili. Però vedo con molto piacere che tutte le persone che poi alla fine decidono di seguirci si appassionano e quindi è bello vedere sempre più persone in tribuna a tifare per noi e a seguirci ovunque noi andiamo. Senti, hai detto che il tuo idolo è Toldo. Toldo, sì, rimarrà sempre Toldo, anche se ora ovviamente Buffon, come si fa a non avere? Beh, siamo a Empoli, Skorupski. E Skorupski, sì, infatti ero lì che tentavo di, stasera non c'è purtroppo, non c'è. Però volevo la sua maglia, sì. Glielo possiamo dire tramite questa intervista, sì, lo scambio di maglia. E la maglia, sì, con l'autografo. E tu dai la tua, lui. Certo, se gli fa piacere, volentierissimo. Senti, a parte tutto, volevo chiederti due cose anche sulla stagione dell'Empoli Ladies. È una stagione importante, primo posto, un punto, sì, ecco, mancano 2 partite, questo sogno Serie A, quanto lo sentite vostro, quanto ci sperate, quanto avete paura di non raggiungerlo, un po' le tue emozioni. Certo, c'è sempre questa paura di non raggiungerlo mai perché ci sembra impossibile ancora, proprio perché raccontavo prima appunto che anche l'anno scorso per un soffio, per un punto dalla prima non siamo riusciti a conquistare quel primato e ci ha fatto male. Però noi continuiamo a crederci ed è questo appunto il bello della nostra squadra. Ora siamo un po'... Cioè, 2 partite. Esatto, mancano 2 partite e le affrontiamo tutte, come dice appunto il nostro mister Alessandro Pistolesi, ci dice sempre che bisogna affrontare la partita come se fosse sempre la capolista, sempre la novese. E adesso siamo in una semifinale contro Alessandria e dobbiamo arrivare alla finale e dobbiamo vincere la finale. Un appello ai tifosi affinché vengano domenica a vedere?
Sì, certo, l'appello cerchiamo di farlo sempre, quindi venite a vedere la nostra partita perché vi divertirete e dovete tifare per noi e aiutare e vivere insieme con noi la scalata a questo sogno. C'è un fioretto che avete già pensato di fare eventualmente in caso di promozione? No, non ci abbiamo pensato perché non ci piace pensare già a una conquista. Ci penseremo poi, sicuramente.